parlato di come viene strutturata una settimana di lavoro tipica durante il campionato, chiaramente che non è quella della preparazione ma è quella dell'approccio alla gara che dovrai affrontare in settimana, quindi come vengono suddivisi i giorni, il lavoro e l'organizzazione che c'è dietro questa preparazione e l'obiettivo che vai a cercare nel lavoro. Quindi sono suddivisioni, sono varie figure che devi tu allenatore coordinare e avere idee chiare di cosa vuoi far fare alla squadra e che tipo di calcio li vuoi far fare. Non è detto che se ti hai giocato a calcio anche a grandi livelli puoi diventare automaticamente un grande allenatore, non è così, non è un'equazione giusta, devi formarti, devi provare, allenare, partire anche dai giovani se possibile, oppure fare un tuo percorso e capire cosa vuoi. Magari questo lavoro qui è anche un confronto continuo con tanti allenatori. A me è capitato per esempio di andare in giro per l'Europa a vedere i vari Klopp, i vari Guardiola, fra l'altro un mio ex compagno, De Zerbi, Spalletti, Sarri, ci ho lavorato insieme per un periodo lo scorso anno. Cioè tu devi essere curioso per fare questo mestiere qua, perché non è che ti inventi niente se non ti prepari. E dopo devi avere una tua idea. E soprattutto secondo me ci vuole del gran coraggio. Ci vuole coraggio, osare e fare. Poi non è solo tattica e tecnica allenare, è gestione, saper gestire le pressioni, saper comunicare, sono tante cose che sono importanti, quindi ci vuole una formazione e sempre di più. Ho fatto una cosa che non avevo mai fatto e mi ero ripromesso che volevo farla, cioè quella di allenare i giovani. E lo scorso anno, due anni fa anzi, mi è capitato che la Lazio mi ha chiamato per allenare la primavera. Mi ha preso un momento che, ecco, questa curiosità che avevo la volevo fare e mi sono buttato a farla e devo dire che è stata una bellissima esperienza perché capisci poi i ragazzi che allenerai quando sei in prima squadra, come ragionano e quindi è un vantaggio che hai. E, ti ripeto, è stato un anno di esperienza, ma è stata un'esperienza, secondo me, che mi ha lasciato qualcosa di importante. Poi io sono curioso, mi piace sapere e andare a fondo alle cose e quella esperienza è stata una bella esperienza. Dopo fare l'allenatore è un mestiere che appunto ti induce a dedicare del tempo enorme, perché ti prosciuga se lo fai in un certo modo. Però rimane sempre la tua storia di quello che hai fatto rimane sempre dietro, quindi i tuoi tifosi, i tifosi che guardano, hanno sempre il ricordo di te, magari per gli episodi che hai costruito nella tua carriera, e dentro di te essere bravo a cancellarli e pensare a quello che dovrai fare in futuro, che è la cosa più bella, perché ti metti sempre in gioco. Non rimani, ecco, con quello che hai fatto, ma cerchi di rifare ancora qualcosa di nuovo. Sì, a Udine sono stato 8 anni, sono fatto un percorso stupendo, sono stato il capitano di questa squadra che per la prima volta è arrivata in Europa, siamo arrivati terzi, poi è nato un 3-4-3 straordinario, che ha lasciato un segno in un popolo, appunto i friulani, penso che sia stato 8 anni fantastici. Io poi sono rimasto a vivere lì per tanti anni, adesso sono tornato nella Toscana, però ho vissuto per tanti anni là, perché veramente è stato un periodo bellissimo. Sì, quello è un gol che ormai sono passati 23 anni, però dove vado vado è un continuo ricordare. Quello che ti dicevo prima, no? Magari certe cose non vengono dimenticate, che sei juventino o che sei anti-juventino.
Però ecco, quello ha fatto parte del mio percorso. Quello è stato un episodio, fra l'altro io sono un tifoso juventino, cioè sono nato col mito di Scirea, e questa cosa qui sportivamente un po', devo dire, mi è dispiaciuto, però la professionalità è una cosa che, ecco, l'ho sempre messa soprattutto, e questo è un ricordo che mi porterò sempre dietro, che però capisco che ha lasciato qualcosa a tante persone, oltre che a me. È stato bellissimo, ripeto, perché a parte che è stato un mese di ritiro anche con Maurizio Auronzo, con la prima squadra, e quindi ho cercato di capire il suo modo di allenare, cercato di seguendo anche i suoi allenamenti e cercando di riportare, senza che nessuno dicesse, di riportare questi principi sulla primavera, quindi in modo che quando il mister aveva bisogno di ragazzi per allenare la prima squadra capissero già in maniera anticipata quello che il mister andava a ricercare. Quindi è stato un lavoro, secondo me, fatto bene, mi è piaciuto, perché è un senso di collaborazione. Penso che tra primavera e la prima squadra ci deve essere questo tipo di unione, no? Preparare i ragazzi in funzione della prima squadra. Poi, questo sappiamo tutti, che non vuol dire che se sei in primavera il 90% arriva in prima squadra, anzi, per arrivare servono tante altre cose. E questo a volte per i ragazzi è un po' un'illusione, perché magari se qualche volta vengono chiamati, si allenano con i propri idoli, diventano mantenuti a freno e fagli capire cosa ci vuole per stare a certi livelli. E questi sono passaggi, quella è un'età che, ecco, nella gestione va fatta capire, ma anche in maniera diretta, perché non si devono illudere, perché per fare professionista ci vuole tante cose in più che allenarsi qualche volta con la prima squadra. Non ho voluto fare il professore, perché io credo che confrontarsi con colleghi, che non importa dove allenano, non importa la categoria, è un confronto come se fossimo in un bar a parlare di calcio, però con dei concetti, con delle idee di come si mette in pratica questo lavoro. Io penso che tanti ragazzi che allenano i dilettanti sono fatti una gavetta importante e hanno quella passione, quel fuoco che, come dicevo prima, fa la differenza nel fare questo mestiere.